Questo video è offerto da... Candidatasi già nelle amministrative del 2016, arrivata terza alle spalle di Stefano Battiato e Saverio Bosco, Maria Cunzolo ci riprova anche quest'anno, ritenta la scalata allo scranno più alto di Palazzo di Città. Questa mattina la presentazione ufficiale della candidatura a sindaca, la settima in questa competizione elettorale in vista delle amministrative del prossimo autunno. La presentazione nel corso di una conferenza stampa, presenti i deputati Maria Marzana e Filippo Scerra, bilancio, ambiente, agricoltura, questione idrica, burocrazia, rapporti con la cittadinanza, alcuni dei temi affrontati nel corso della conferenza stampa. Maria Cunzolo, perché riprovarci a distanza di 5 anni? Perché la situazione è peggiorata rispetto a 5 anni fa, questo è il mio giudizio. Perché l'entità è ancora peggio, perché ha ancora più bisogno di persone che si attivano, perché in questi 5 anni ho fatto la mia palestra, la mia è la palestra del movimento, ci siamo fatti vedere in città per quello che siamo, per quello che valiamo e per quello che vogliamo e per qual è l'obiettivo che noi abbiamo, cioè quello di, come dire, guardare il bene della città. Quindi questa candidatura è una candidatura voluta, una candidatura che è alla fine di un percorso, che vuole dare un progetto a questo percorso, che non è che si concluda. Io dico, si concludono 5 anni di consigliere comunale, se io do la possibilità ai miei cittadini di dire c'è possibilità, tu un progetto per il futuro. Quindi è diversa perché è più consapevole, porto un bagaglio alla mia città, porto una dote alla mia città, che sono tutto il lavoro che abbiamo fatto dentro e fuori il Consiglio Comunale. Tutti, avete visto la conferenza stampa, tutti, indistintamente. Quindi mi sto, diciamo, mettendo in gioco perché credo che sia giusto che i cittadini possano, quelli che ci hanno visti e quelli che magari sono, non, e quindi sono vicini a noi, e chi magari in questo momento vorrebbe un cambiamento, quindi siamo un cambiamento, noi abbiamo, diamo la nostra proposta. Ultima candidatura, la settima, quella di Maria Cunzolo, salvo ovviamente sorprese dell'ultimo momento, a meno che, come dire, non dovesse spuntare ancora qualche altra candidatura. Non la fa riflettere il numero? Che cosa significa secondo lei 7 candidature a sindaco? Abbiamo superato il tetto di 5 anni fa, quando furono soltanto 6. Siamo a 7, alla settima, forse ce ne potrebbe essere un'ottava, non si sa, si dice. Il numero che riflessione le suggerisce questo numero? La riflessione che nasce dalla conoscenza di tante dinamiche. La riflessione è che la frammentazione, e quindi significa, cioè ti dà il segno della non pacificazione di questa città, di come questa città sia ancor più dal punto di vista politico, sociale ed economico lacerata. Significa che ancor più questa città è in confusione, che ancor più questa città non trova la sua direzione, che ancor più peggio di 5 anni fa è una situazione peggiorata, perché se questa amministrazione avesse fatto il proprio dovere, avesse migliorato le condizioni, avesse, come dire, fatto terminare la guerra anche sociale, perché non solo io ho detto gli uffici sono in guerra, ma Lentini è in guerra. Sono amico, non sono amico, appartengo a quello strato sociale, non appartengo a quello strato sociale, appartengo a quella famiglia, non a quella famiglia. Quindi la rivoluzione, questa divisione e questa mancanza di fiducia, perché la fiducia fa sì che si sviluppi in frammentazione, in voler cercare una propria strada, ed è il frutto della lacerazione di questa città, una lacerazione che nasce appunto dalla consapevolezza di volersi aggrappare a qualcuno. Io dico, tutti fanno appello all'unità, però poi nel momento in cui bisogna mettersi insieme, tutti dicono o tutti dite sì, però io con quello no. La vecchia politica, ok, che è sempre presente, non vuole mollare la morsa, ok, ci siamo? La vecchia politica, Lentini, non vuole arretrare di un passo e quindi il nuovo viene bloccato, va bene? Quindi il vecchio non vuole arretrare da un passo, e questo significa che c'è da una parte o ti adegui oppure
attenti a dare un'opzione diversa, un'opportunità diversa. Da qui la frammentazione. Senta, a livello nazionale ci sono prove di dialogo da mesi tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, e in alcuni frangenti era sembrato anche che il Movimento 5 Stelle in qualche modo a Lentini potesse, diciamo, avvicinarsi alla coalizione che oggi ha espresso il candidato Lofaro. E invece? Invece non si è concretizzata in un'alleanza, ma questo non significa che non ci possono essere unità di intenti programmatici. Questo significa che io avevo la necessità di dare un progetto alla città, una necessità di dare quindi anche essere conseguenziale al lavoro fatto. Dovevo dare alla città il frutto di quello che io ho fatto proponendo la mia candidatura. Io conosco l'avvocato Lofaro, c'è stato anche una collaborazione, ma quando ero consiglio comunale, non avendo consiglieri comunali interni, molto spesso c'era uno scambio epistolare di carte, di ragionamenti. Quindi nulla con l'avvocato Lofaro, ma era necessario che una forza nuova come la nostra potesse dare l'opportunità ai cittadini di una alternativa, e lo stiamo facendo con tranquillità, donando il 100% delle nostre forze e lasciando la città tranquilla di poter votare con tranquillità, ma di avere un'opzione, di avere una possibilità. Stiamo dando un'opportunità. Senta, brevemente, bilancio, ambiente, agricoltura, questione idrica, burocrazia, rapporti con la cittadinanza, questi beni comuni, questi insomma un po' i temi che avete affrontato in questa conferenza stampa, ma sono anche i temi, immagino, della vostra battaglia politica, no? Sì, beni archeologici, Leontinò, il centro storico, sì, sono i temi, sempre quelli sono stati, acqua pubblica, sempre quelli. Noi li abbiamo difesi con la mia partecipazione in consiglio comunale come consigliere di opposizione. Ora invece vorremmo concretizzare qualcosa di più, prendendo la guida di questa macchina, che è una macchina veramente combinata malissimo. Allora, ultima domanda, 5 anni fa Terza, quale obiettivo si prefigge adesso? Ah, ma certo, l'obiettivo è quello di amministrare. Qual è l'obiettivo di chi si candida? Quello di non amministrare. L'obiettivo è quello di amministrare e basta, stop, non c'è altro obiettivo. Se ci proponiamo come alternativa, è un'alternativa seria, se no avrei fatto gli accordi con chiunque. Tutti mi chiedevano, riconoscendo il lavoro. Perché magari sapevo, offrendole la vice sindacatura, no? Non c'è nessuna offerta, perché il mercato delle vacche non è una cosa, non c'è mai stato, devo essere sincero, non c'è mai stato un mercato delle vacche. Ma, e nemmeno avrei accettato, nessuno avrebbe accettato una cosa del genere, ma sicuramente sono all'interno del Consiglio Comunale, eppure all'interno del Consiglio Comunale ci sono rappresentanti di partiti politici, non è che non ci sono stati, non dico l'unica, perché direi quasi l'unica, quindi avrei potuto scegliere strade più semplici, strade più percorribili, invece no, ho voluto scegliere la strada più difficile, quella con più dispendio energetico, quella che ti mette di fronte, a nudo di fronte alla città, ma io l'ho voluto fare come sempre ho fatto, non avendo, ripeto, nessuna ansia da prestazione, perché a me proprio quella non mi riguarda.